Complimenti, complimenti. Che non gli dici un cazzo, adesso ci odiano tutti i No, ma complimenti. Io che cosa devo fare? Mi spieghi? Glielo dovevi dire, come glielo ho detto ma io, glielo dovevi dire. Ma che cosa dovevo fare? Ma lui che non capisce quando è il limite. Non puoi fare una battuta del genere, va bene esagerare, va bene portarti al limite, ma non devi valicare quel cazzo di confine. Guarda qua, ci odiano tutti. Quindi, ma perché? Perché lo ha fatto? Complimenti, Io gliel'ho permesso, ma è lui che non capisce. Colpa tua perché non gli dici mai un cazzo, perché gli fai fare come cazzo gli pare. Colpa di quel coglione, non mia. Va bene la battuta che deve essere sempre lì. Ma perché devi sgravare? Adesso? Che facciamo? Sono cazzi amari! Sono cazzi amari, sono! Bella, regà, sprizzettino, peroncino. Ma quale sprizzettino e birrettino? Ma senti, che cazzo stai dicendo? Sei un coglione, sei! Ti rendi conto? Ti rendi conto di quello che hai fatto? Che ho fatto? Conto. Hai fatto il patatrac, hai fatto, ecco che hai fatto. Ieri con quella battuta omofoba davanti a tutte quelle persone. Sì, ma che stai a dire? Ma quale battuta omofoba? Quella cazzo di battuta omofoba davanti a tutti quanti. Raga, ma c'erano mille persone, sono tutti tagliati. Ma tutti quanti si sono indignati, ma cosa stai dicendo? Ma perché l'hai dovuta fare pubblicamente poi? Perché pubblicamente? Ma raga, ma si sono tutti tagliati, i gay si sono divertiti. Ma che c'entrano i gay? Che c'entrano i gay? Cazzo gli frega i gay, stanno facendo interior design, stanno arredando i loro loft. Sono gli eterosessuali che si sono indignati, che cazzo gliene frega i gay? No. Adesso che dobbiamo fare? Diglielo. Dobbiamo correre ai ripari, adesso bisogna trovare una soluzione. Vabbè, regà, che dobbiamo fare un video all'arcigay in cui diciamo che ci dispiace? No, non basta. Che ne so, delle scuse, un video in cui con un gay vado da Zara e ci compriamo dei vestiti, dai. Ma molto di più, sicuramente non basta una roba del genere. Un video con un omosessuale? No. Tipo, una cosa del genere. No, di più, serve una robettina di più, una cosettina di più, serve. Dai, regà, ma che roba è? Te pare che non si può mettere a posto? Dai, una scena di sesso? No, ve lo dico, non mi accollo. Dai, su, si mette la giusta tutta. Dai, sì, te va. No, mo addirittura una scena di sesso non mi piace. Ma no, ma te va. Dai, una scena scherzando. Ti faccio un cazzo. Il mondo visione in streaming. No, raga, no, non esiste, io un cazzo non lo ciuccio. Devi ciucciare un cazzo in mondovisione. No, non lo ciuccio un cazzo, raga, io ve lo dico, non lo ciuccio. Devi ciucciare un cazzo, devi ciucciare un cazzo. La cappella grossa, bella che riflette. No, non esiste, io non lo faccio. No, io non lo faccio. Matteo, porca miseria. Oh, devi stare tranquillo, adesso tu ti tranquillizzi, prendi il tuo tempo e ciucci quel cazzo. Hai fatto quella battuta sui gay? Pensano che siamo degli omofobi? Bisogna risolvere. Luigi, e ma tu devi ciucciare un cazzo. È tranquilla, Matteo, è tranquilla. Ma come è tranquilla? Non ti abbiamo chiesto niente, devi soltanto ciucciare un cazzo. Ma tu hai mai ciucciato un cazzo? Ma certo che no, però ogni tanto me l'hanno ciucciato ed è una soluzione a tutti i problemi. È sempre stata una soluzione per acquietare gli animi. Tanti personaggi storici lo hanno fatto, capisci? Tipo? Ma tipo il generale Badoglio, Garibaldi, come pensi che ha unificato l'Italia? Ciucciando. A forza dei bocchini. Winston Churchill. Ha ciucciato. Devi ciucciare un cazzo, Matteo. No, zio, non esiste. Non esiste. No, cazzo, voi siete impazzito talmente. Io non lo ciuccio. Che cazzo, Matteo? Dobbiamo. Dov'è? Matteo! Il cazzo alla morte! Sono impazziti. Sono diventati matti. Io non lo voglio ciucciare un cazzo. Ma che schifo. Ma che vuol dire? Ma perché? Ma poi perché io? Io veramente non capisco come gli possa essere venuto in mente. Non ho idea. Ti prego, almeno te che sei la mia ragazza, mi capisci? Vabbè, Matte, dai. Ma che giustificazioni ci possono essere? Ma se ciuccio un cazzo, come faccio a guardarmi allo specchio? Come faccio a avere considerazione di me stesso? Matteo, io ciuccio il tuo di cazzo. Cioè, vuol dire che tu non hai considerazione di me, oppure... No, cioè, non lo so. No? Allora vedi che sei omofobo. Ma che c'entra? Ma non... Come che c'entra? Ma che non sono omofobo? No, un attimo, Matteo, c'hai 30 anni, ok? C'hai 30 anni e non ho ancora succhiato un cazzo. Che vuol dire? Ma come pensi di promettere di costruire qualcosa con me? Di fare dei figli con me? Se non sei neanche capace di ciucciare un cazzo. Io non voglio dare un padre omofobo ai miei bambini, Matteo. Ma che significa? Come? Non sei capace di... Ma per favore, non lo posso ciucciare. Fare questo sacrificio per le persone che ami, Matteo, perché non sei in grado di prenderti questa cazzo di responsabilità. Adesso tu vai lì e ciucci quel cazzo, Matteo. Perché? Matteo, basta, non mi toccare, Matteo, vattene. Matteo! Matteo, vai! Vattene! Cosa fai ancora qui, Matteo? Vai! Vai a ciucciare quel cazzo! Vai!
fatto un'application per un ufficio stampa importante. Ma tipo? Pink. È una casa editrice? No. Ma tipo Repubblica? No, no, è comunque una cosa importante. Il personaggio importante? Il Corriere. Chi? Andrea Di Pre. È un grande Di Pre. Peppe sta facendo un lavoro molto grande. Semmai il Nobel, io dovrebbe... Sarebbe proprio il lavoro della Nobel Di Pre. Vedi chi è tornato. Famolo. Dai, famolo. Va bene. Ci sto. Che cazzo fischiate? Che cos'è questo suono? Ma che è sto odore di palestra? Chi cazzo è questo? È quello a cui succederà il cazzo, Matteo. No, raga, no, forse ci ho ripensato. Ma non andiamo a preparare il set. Tu fai gli onori di casa. Io ho bisogno. No, ragazzi, ho bisogno di parlare un attimo con voi, ragazzi. Ciao, Matteo. Marcello. Da circa mezz'ora il mondo col fiato sospeso, gli occhi sono puntati. Sono una stella. Sono la stella più splendente. Sono una stella. Sono una stella. Sono una stella.